Salvo, ciao Salvo, anche io spero un giorno di essere salvo. Salvo Carollo, spero si legga. Ciao caro. Allora, in un'intervista Giorgio ha affermato che lo spirito di Elia, Elia il profeta, Elia il Tisbita, è in Tibet, spesso, sospeso in aria, braccia conserte e dirige i suoi mezzi. I suoi mezzi, cioè i suoi strumenti. Allora, monastero in un luogo che io mi è stato anche detto come si chiama, ma non ve lo voglio dire. Allora, c'è un luogo in cui sono in stato di animazione sospesa, in meditazione profonda, trascendentale profonda, degli esseri, dei personaggi, tra cui c'è anche un certo Nibiru Aratra. Questo Nibiru Aratra, il corpo fisico di questo essere, è lì, in questa parte del Tibet, dell'Himalaya tibetano, sì, diciamo così, del Tibet, che sta lì, in animazione sospesa. E che fa? Ecco quello che vi dico prima, la meditazione, a che serve la meditazione? Veramente questi esseri che sanno meditare veramente e che sanno... Non sto dicendo che la meditazione non serve a nulla, ma sto dicendo che non cambia la realtà senza l'azione. Questi esseri come ce lo dimostrano? Che quello là sta in meditazione, sospeso in aria a qualche centimetro dalla stuoia e medita, levitando. Ma dov'è lui? Mica è lì dentro quel corpo. È dentro Giorgio Bongiovanni ed è ad ispirare. Ma ci sono anche altri che fanno così. Esseri che vivono in queste situazioni. Per noi magiche, no? Dal nostro punto di vista di occidentali, quelle situazioni magiche, ecco, ma non sono lì, lì è il loro corpo, loro proiettano se stessi e si incarnano dentro persone che vivono qui in Occidente, che qui in Occidente c'è tanto da fare, e quindi loro con i loro altissimi valori di aristocrazia spirituale e di scienza cosmica, possono fare la rivoluzione, e quando si incarnano qui, stai sicuro che sono anticonformisti, rivoluzionari, attivisti nel sociale, no? Dici, ma come? Eh sì, pensa te. Meditano in Tibet per venire qui a fare la guerra. È così che funziona. Quindi, questo ci è stato detto. Quindi, sì, non è il profeta Elia, diciamo che. Lo spirito del profeta Elia è sempre quello là, è quello che poi è stato anche dentro Giovanni Battista e che oggi si muove, parla attraverso Giorgio Bongiovanni. Ok? Quando al Battista, al padre di Giovanni Battista, a Zaccaria, gli fu detto dall'angelo che il figlio Giovanni Battista, avrebbe portato dentro di sé lo spirito di Elia. Cioè, quello è, si tratta di reincarnazione, quindi lo spirito di Elia, ma non è reincarnazione come la intendiamo noi. Lì si tratta di un livello superiore, sono questi mutanti, questi essenti fisici. Io penso anche che magari ce ne sarà anche più di uno di strumento di questo essere in particolare, ma sicuramente Giorgio Bongiovanni è uno di questi, anzi, secondo me, il principale dei suoi strumenti. Guardate quello che fa nella sua vita, non lo so, voce di uno che grida nel deserto.